questo appuntamento conclusivo lo abbiamo sentito in modo particolare noi, ma l'ha sentito in modo particolare anche il pubblico che ci ha raggiunto nella sala di Santa Pollonia, è il coronamento di un lungo percorso partito a marzo del 2018 e che si è incastrato in 150 ore di formazione didattica, nella quale abbiamo provato a passare ai nostri studenti tutta una serie di competenze richieste dal mondo del lavoro. Lo abbiamo fatto seguendo un modello di progettazione molto preciso che è definito design thinking, che ha tra i suoi vantaggi quello di valorizzare le fasi creative in ogni fase di progetto e una costante ridiscussione dei termini ai quali il progetto è arrivato. La prima dimestichezza con il mondo dell'azienda, dell'imprenditoria, l'organizzazione e la valorizzazione del team building, la capacità di fare gruppo con gli altri, con altri che non appartengono alle nostre cerchie strette, ma sono ragazzi che hanno altri tipi di formazioni, altri tipi di competenze, altri tipi di conoscenze con le quali bisogna imparare ad avere a che fare per valorizzare la logica del gruppo. Sono tutti aspetti che in questo lungo percorso ci hanno dato tante soddisfazioni. Siamo molto contenti dei 10 risultati finali, ovviamente di alcuni siamo più contenti di altri, ma questa è nella logica delle cose, ma siamo affezionati, molto affezionati a tutti e 10 gruppi composti da 6 studenti, a tutte e 10 le idee imprenditoriali. Speriamo di aver seminato bene, di aver coltivato con i nostri studenti bene e speriamo che qualcuna di queste 10 idee possa sbocciare in maniera definitiva.